I Ryzen 7000 sono usciti da una settimana e già si sono tirati addosso una mole di fango che credo di non aver mai visto con nessun'altra serie di processori. Temperature troppo alte, consumi estremamente alti, costi elevatissimi ed oggi andiamo a capire un pochettino il problema maggiore che i Ryzen 7000 stanno avendo con la compatibilità dei dissipatori. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi vi farò aprire gli occhi su una tematica abbastanza scottante. Sin dalle prime review abbiamo visto che la nuova architettura Zen 4 e quindi i Ryzen 7000 a partire dal 7600X a finire al 7950X, sebbene dessero delle prestazioni assurde in moltissimi task, avevano delle temperature veramente oscene. A detta di AMD, 95 gradi di esercizio massimo era tutto di design. Infatti i processori potevano tranquillamente rimanere su una frequenza di oltre 5 GHz, 5.1-5 GHz più o meno, appunto alla suddetta temperatura di 95 gradi. Per fortuna, però, il nostro caro dottor ingegner commendator Derbauer, che io saluto amabilmente perché so che guarda i miei video, ciao Derby, fortunatamente ha l'attrezzatura per fare alcuni test, ha scoperto delle magagne decisamente interessanti riguardo ai Ryzen 7000. Ok, fate finta che qui nella mia mano ci sia un Ryzen 7000. Adesso, la parte metallica che voi vedete dove c'è scritto Ryzen si chiama IHS, che credo sia per Integrated Heat Spreader, quindi dissipatore di calore integrato. Bene, questo heat spreader è di 2 mm più spesso rispetto a quello dei Ryzen 5000. Perché 2 mm più spesso? Non l'ho capito, ma credo perché il socket LGA, a differenza del socket PGA, è leggermente più basso e quindi per rendere i processori compatibili con i dissipatori, compatibili con AM4, cosa che praticamente poi andremo a vedere, hanno dovuto innalzare, quindi inspessire, l'IHS dei 7000. Con risultati veramente devastanti. Ora, la conduttività termica è un argomento che non abbiamo mai toccato sul canale, tranne quando parlammo di pasta termica e di pad in grafite. Però 2 mm, che credo sia alluminio quello che si trova sui processori, o comunque di una lega metallica, vanno in effetti ad inficiare veramente tanto le prestazioni termiche, la conduttività termica e quindi la capacità di dissipare il calore. Dei chip che, sebbene siano a 5 nanometri, spinti a oltre 5 GHz, riescono ad erogare una marea di calore. E voi immaginate che ci sia praticamente questo calore che cerca di uscire dal processore per essere passato al dissipatore e però si trova davanti un inspessimento della parete metallica. Capite bene che questo porta semplicemente ad avere più calore e quindi avere performance in meno. Ci sono persone sull'internet, non lo so, Optimum Tech, Tech ESIT, che hanno provato in effetti a fare undervolting utilizzando il PBO 2.0 per abbassare le temperature, abbassare il consumo energetico, perché il consumo energetico è direttamente proporzionale poi alla temperatura alta, ma fondamentalmente la gente ha detto, sì vabbè, qual è il problema? Il processore scalda, io ci metto uno dei miei dissipatori a liquido da 360 mm e risolvo il problema. Non è proprio così semplice a dire la verità. Vi faccio vedere una cosa. Questa qui è una riproduzione in plastica della piastra che si trova dietro le schede con socket AM4, le schede madri ovviamente. Qui praticamente Qui ci sono, questa qui è sempre la riproduzione in plastica, ci sono praticamente le alette in plastica nere che voi trovate alle quali si possono attaccare alcuni dei dissipatori ad aria o a liquido, uno dei primi dissipatori che comunque erano compatibili con il socket AM4. Adesso, la piastra che si trova dietro le schede madri con socket AM5 sono così più o meno per quanto riguarda le dimensioni, ma nella parte centrale, diciamo più o meno intorno a questa zona, hanno altre 4 viti. Queste altre 4 viti servono a tenere alla scheda madre il sistema di ancoraggio del processore al socket. Chi ha un dissipatore a liquido sta già capendo che cosa voglio dire. Se il vostro dissipatore ad aria o a liquido, perché anche l'Assassin 3, uno dei migliori dissipatori ad aria sul mercato, viene colpito da questa cosa, se il vostro dissipatore necessita di una piastra custom, quindi non si può attaccare alla piastra della scheda madre per essere attaccato al processore,
beh, siete praticamente fottuti. Questa è stata una grave mancanza da parte di AMD, perché non ci voleva decisamente nulla a dire prima dell'uscita dei processori: guardate, serve la piastra, assolutamente serve la piastra che trovate già dietro la scheda madre. Ci avrebbe reso la vita molto molto più semplice. Per fortuna però ci sono dei produttori di dissipatori ad aria a liquido che utilizzano la piastra standard e che quindi hanno dei dissipatori compatibili di default con Ryzen 7000. Ad esempio, quello che vi faccio vedere io adesso è il PureRock 2 FX di Be Quiet, un dissipatore ad aria che praticamente utilizza un sistema di montaggio, guardate, col serraggio, c'è ancora la plastica ovviamente protettiva, col sistema di serraggio che va al lato del processore. Per farvi capire bene, il dissipatore si attacca praticamente di lungo alla piastra, quindi non in orizzontale, ma le viti andranno praticamente a congiungersi in verticale. Un altro esempio di dissipatore, sempre di Be Quiet, e apro e chiudo parentesi, Be Quiet non mi ha assolutamente chiesto di fare questo video, però dato che loro mi hanno mandato questi dissipatori, è giusto dare merito a chi il merito ne ha, e i dissipatori di Be Quiet sono appunto di default compatibili col socket AM5. Dicevo, un altro dissipatore a liquido è il PureLoop 2 FX, le cui immagini le state guardando adesso in sovraimpressione, perché il suddetto dissipatore a liquido utilizza un sistema di montaggio ad alette al quale si monta il cold plate che va sul processore. In questo caso ovviamente è una scheda madre con socket AM4, perché non ho a disposizione una scheda madre con socket AM5 e un Ryzen 7000, ma il sistema di montaggio è compatibile al 100% con le nuove schede madri AMD. E cosa interessante, il sistema di montaggio del PureLoop 2 FX è lo stesso del DarkRock Pro 4, quindi se avete già questo dissipatore ad aria fantastico non lo buttate, perché se volete farvi un PC con al massimo un Ryzen 7 7700X, questo dissipatore potrebbe tornarvi molto molto utile. Alla fine della fiera, i Ryzen 7000 sono dei mostri di potenza? Sì, AMD è stata pienamente chiara con noi, cristallina? Assolutamente no. Ci sono dei modi per abbassare le temperature dei Ryzen 7000? Sì, l'ha fatto sempre Der Bauer in un video, cioè delidare, quindi andare a togliere meccanicamente, quindi scollare proprio l'IHS dal processore, dal die del processore, e mettere un dissipatore direttamente a contatto col die stesso. Questa però è una procedura che non tutti gli utenti ovviamente sanno fare. Io vorrei provare, magari se qualcuno avesse, non so, un Ryzen 7000 così da prestarmi per provare questa cosa, e magari un delider custom, io sarei anche intenzionato a provarlo. Oltretutto Der Bauer ha provato a fare questo togliendo praticamente il sistema di ancoraggio del socket, quindi la parte metallica nel che tiene il processore attaccato ai pin del socket LGA. È un sistema che appunto, come ho detto, è difficile da applicare e non tutti gli utenti basic si sentono ovviamente di mettersi a fare. È totalmente diverso da quello che succedeva con gli Intel di 12ª generazione, perché quella era una piastra per non far piegare il processore. Questa che si mette attorno al processore è una piastra che serve a migliorare la conduttività termica, che può portare anche qualche problemino in effetti, magari qualche scossa statica, qualche corrente un pochettino brutta che può bruciare qualcosa, quindi è un procedimento veramente veramente complicato. Ad ogni modo, i Ryzen 7000 sono usciti male? Sì. Sì, mi viene da dire sì, decisamente male. Ci sono dei dissipatori che possono venire in nostro aiuto? Decisamente, quelli che hanno un sistema di montaggio che non utilizzi una piastra custom, ma la piastra di default che si trova dietro la scheda madre con socket AM5. Attenzione, il sistema di montaggio deve essere praticamente che va a collegare le viti o in orizzontale o in verticale, e poi sopra ci si monta il dissipatore, altrimenti avrete dei seri problemi con i vostri processori. Già ci sono di loro praticamente questi problemi, se poi ci mettiamo il dissipatore non compatibile a me girano veramente gli ammenicoli. Detto ciò, questa situazione mi ricorda però vagamente ciò che succedeva quando Intel dalla serie 7000 alla serie 9000 e 10000 ha cominciato piano piano a diminuire lo spessore dell'IHS dei propri processori, perché il core count cresceva all'epoca, la frequenza dei core aumentava e quindi c'era un'enorme quantità di calore.
C'è da dire che i Ryzen 7000 dovrebbero essere saldati tra IHS e DAI, quindi fare questo potrebbe portare anche qualche instabilità strutturale, non lo sappiamo, ma sono certo che con la prossima generazione di processori vedremo un IHS meno spesso e magari una termoconduttività decisamente migliore. E anche quest'anno si fa l'upgrade del processore l'anno prossimo. È un peccato fondamentalmente perché la nuova architettura mi piace, è un bello schiaffo nei confronti di Intel. E ora che usciranno le versioni con la 3D V-Cache, oddio, devo tenere a bada questa scimmia e magari prendermi un Intel di 13ª generazione. Il problema spiegato è questo. A me dispiace dover parlare male, ma quando bisogna parlare bene, voi lo sapete, io ne parlo estremamente bene, quando bisogna parlare male, ne parlo male, ma non è assolutamente un rimprovero, non è il classico cazziatone che vi facevano i vostri genitori da piccoli, è semplicemente un AMD, porca miseria, che cavolo hai fatto, c'erano tante belle promesse, e alla fine per 2 mm, perché veramente 2 mm, abbiamo mandato tutto a quel paese. E poi ci vengono a dire che le dimensioni non contano, guardate 2 mm cosa sono in grado di fare. Grazie mille per aver guardato il video, ragazzi, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, mi piace, iscrizione, campanella, in descrizione ci sono già i dissipatori che sono compatibili, che io posseggo, che so quindi al 100% essere compatibili col socket M5, e ci vediamo a un prossimo video, ciao ciao belli!